Ora così su un panariello. La fa così e poi fa magari così. E ti metto Simone! Fa magari così, su fa così. Sono Mario Bagnino di Forte e Marmi per fare il PR. Dai, un minuto. Si vede Marsupio! Non facciamo gli stupidi a fare tanto gli stupidi. All'inizio lo farei così, il telone che va su, si apre il sipario, senza chiudere muro, senza nulla, senza accendere le luci, senza niente, solo piazzato. Bene? Guarda la bocca, finto dollo piazzato. Ecco, metti solo piazzato. Allora ricordati, gli stacchetti non mi troncare l'applauso. Sì, senza pausa, aspetti 5 e poi. Ah, poi quello stacco che ti fai di Mario evita. Ok, si chiude il sipario e lì si comincia da capo. Grazie! Grazie! Io un'accoglienza così non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo! Buonasera, benvenuti, buon divertimento! Ma che caramella mi avete dato? Scusate, un minuto. Mi hanno offerto una caramella, che è un Glad Magic Butter mi avete dato. Mi volete proprio ammazzare? Io avevo chiesto una caramella, ce l'ha un bicchiere d'Anna Trabucci per vedere se ce la può a tirarla più. Allora, grazie, benvenuti, buonasera a tutti, buonasera anche a voi. Avete trovato una bella posizione, Dio. Potevate venire anche sui palchi, cioè che si faceva mettere due sedie. Dio. C'era... Allora, no, mi fa molto piacere entrare nel teatro, guardate, è un'emozione straordinaria. Quando si apre questo sipario rosso, vedere così tanta gente, il teatro pieno, è una bella emozione. Allora, mi viene sempre in mente, ogni volta si apre il sipario, i primi tempi quando cominciavo a fare questo mestiere, che lavoravo con un impresario di Palermo, era un seghino alto 1,05 m, era così, si chiamava Rotunno, era così, la sua moglie gli doveva fare l'olla boxer perché sennò gli strusciavano... Intruciamo in terra. Quando mi vide e mi disse la prima volta: Panariello, io ti faccio fare d'anda strada. Infatti la prima serata me la fece fare a Palermo. Non si arrivava mai. Partita a Firenze con una macchina, c'avevo una 1 diesel. Arrivai, mi aveva trovato la situazione in un paesino in cima alla montagna, tutto curve, curve con quella macchina, curve. A forza di fare le curve, la macchina la sera mi aveva preso la forma. Era... che io feci anche un incidente perché mi abbagliai da solo, non c'è tutto, per dove cazzo vado, proprio andai poi, no, era proprio completamente storto, no, ma è vero, cose vere, cose verissime, vabbè. E poi si comincia a fare questo mestiere, si comincia a avere contatto col pubblico, poi io, questo è sempre stato il sogno della mia vita, fare questo lavoro, mi piace molto il contatto con la gente, mi piace incontrare la gente, lavorare per il pubblico in televisione, in teatro, dal vivo, insomma io sono un po' come un ginecologo, via, e lavoro dove quegli altri si divertano, quindi è anche... No, poi la cosa bella, io mi guardo sempre intorno, a parte questo teatro splendido, ma mi fa piacere vedere la presenza dei giovani, guarda come si sono un gatto abbuiati loro, occhio perché c'è di buio lì, Ci si andava dei pannarelli, un l'ho visto ma mi sono divertito tanto lo stesso, io ma da me paura, vabbè. No, perché vedere i giovani in teatro fa piacere, perché i giovani, se no, avete visto come sono i giovani? Sono sempre un po'... Visto? Che si fa? Sempre un po', visto? Quelle zeppe, c'hanno quelle zeppe, dove si va? E a me sono sembra bene gru. Sembra gli sia rimasto il marciapiede attaccato alle scarpe, visto? Dove si va? Si portano dietro sto marciapiede. Io come si fa a camminare con quelle scarpe, non lo so.
Io queste cose, ma perché guarda, i giovani d'oggi accontentarli è difficilissimo, anche farli ridere è difficile, divertirli, perché sono nati in un ambiente, un mondo diverso, siamo nell'era dei computer, nascono già con in casa, tutti hanno il computer, tutti hanno questi giochini, che poi la cosa del computer che a me mi fa ridere, no? Perché tutti ce l'hanno in casa, però ci vuole qualcuno che li vada a comprare, normalmente a comprarli ci va il babbo. Il babbo che non ci capisce nulla, io ci capisco poco io di computer, lo so a malapena accendere, ma questi babbi che devono andare a comprare computer, io, avete mai visto quando entrano nei negozi? Io ci ho fatto caso, no? Entrano questi negozi tutti fantascientifici, tutti questi suoni, pipiri, pipipi, blippu, blippu, blippu. Senti, quell'altro entra dentro, sai, lui dice... E guardano, pipipipipipi, giorno, desidera? No, cercavo il verduraio. Lì per lì fanno finta di nulla, no? Poi pigliano coraggio. Buongiorno, e mi manda il mio figliolo. Dice, mio figliolo, e va. No, ha detto il mio figliolo, gli ci vorrebbe un computer. Va benissimo, signore, PC? PC, se ce l'avesse PDS mi farebbe una cortesia personale. No, non vorrei, ci volesse la maggioranza per accendilo delle volte, dopo macello. Vabbè, signore, PC vuol dire personal computer, comunque. Internet? Ma, quando sono venuto via di casa stavano 1-0, ora io lo so se... Se è cambiato il risultato ora! Signore, voglio dire, voi navigate! Navigiamo, ci sa un gommone con mio figliolo! Ogni tanto si va a fare una giratina! Suo figlio le ha detto che vuole anche un videogames? Sì, bravo, mi ha detto proprio codesto, videogames! Sì, sì, Nintendo? Il mio figliolo! Cantese ora! E voglio videogames! Signore, voglio dire Nintendo, Sega. L'ho capito, Nintendo, una Sega, un'ora e mezzo e sono qua a digli le ose con me. Sono bellini, guarda. Noi, io quando ero ragazzetto, io queste cose non ce l'avevo, io mai computer, ma era una cosa che si pensava nel 2000, chissà quanto ci pareva distante sto 2000, con i computer, i robot, queste cose. Noi ci si divertiva con un altro modo, avevamo un altro modo di pensare. Ora io parlo per chi c'ha la mia età, 25-26 anni. Quando... E pigliano anche per il culo, ma che posso stare io qui, mamma, che scherzo è davvero. Ma è scherzo con l'età, ogni tanto mi aumento gli anni, che può fare? Allora, dicevo, il mio divertimento, per esempio, vi faccio un esempio, il mio modo di giocare era il Big Jim. Chi non ha avuto Big Jim? Ce l'ha avuto tu? E quello che per muoverlo bisognava schiacciargli la schiena, no? Che lì, oggi come oggi, sarebbe un invalido al 100% Big Jim. Ma comunque dipendeva da me, cioè ero io che lo... Anche le bambine avevano queste bambole che facevano le bambole. Cioè, te tu sei una bambola, tu stai zittina. Muta, se ti voglio muovere un braccino, te lo muovo io. Ti voglio muovere il colpicino, te lo muovo io. Come fanno i ballerini con la Marini, no? Ma te lo dipendeva dalla bambina far giocare la bambola. Oggi la bambola ha preso il sopravvento. Perché oggi le bambole e parlano, e mangiano, e camminano, sputano. Sbrodolina, ve la ricordate? 200.000 lire per farsi sputare nel viso non era un bel affare a quell'epoca lì, però aspetta, non è finito. Per non parlare della la Barbie, chi è che tutti hanno in casa le bambine una Barbie? Allora, io chiedo a una signora, lei che c'ha, quanto costa la Barbie? Nuda. 40.000 lire, nuda, perché dopo la Barbie vuole il vestitino da sposa, e la Barbie vuole i trucchi, e c'è la parrucca della Barbie, la bicicletta della Barbie, la piscina della Barbie, la roulotte della Barbie, la motocicletta. La Barbie non è comprarla, è mantenerla, secondo me. A mantenerla è macello.
Allora io chiedo al governo, però mettetemela su la dichiarazione dei redditi, la Vanni, almeno la scarico. Ci fanno spendere un occhio della testa. Noi avevamo tutto un altro modo di giocare, ma anche di vedere le cose, il mondo era diverso. Io quando ero ragazzo, il sesso, per esempio, oggi i bambini sanno tutti come si fa a procreare. Come si fa a mettere al mondo i bambini? Perché glielo dicono direttamente, cioè addirittura nelle scuole glielo spiegano. A me la mia mamma me l'aveva spiegato così, mi aveva detto, vedi amore, lo zucchino di babbo entra dentro la patatina della mamma. C'avevo 14 anni, eh? Io... lo zucchino di babbo entra dentro la patatina della mamma, lascia il semino... è nato questo bel pisellino. Per anni io ho convinto di essere nato nella Valle degli Orti, ma per anni. Per anni nella Valle degli Orti. Oggi il sesso è dappertutto, anche nei calendari. Una volta c'era il calendario di Frate Indovino che portava anche sfiga poi Romo perché piove, la neve, un tadino. Però oggi ci sono i calendari con le donne nude, a petto nudo, i calendari della Pirelli, quelli, sai? E dico, guarda, non ce l'ha nessuno ora, guarda, tutti zitti, tutti ce l'ho anch'io a casa, calendario, che è bellino quel calendario lì, perché per girare mesi e le pagine, un ti viene da leccarti il dito, tu tendi a leccare direttamente il calendario, però. È luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. A dicembre c'è una lingua tocca a terra. Toccata, attento, tu la calpesti, perché il sesso si va avanti. Oggi ci sono espressioni, per esempio, eterosessuale, bisessuale, omosessuale, tutte queste distinzioni. Io la prima volta sentivo la parola bisessuale e pensavo fosse uno ce n'aveva due. Bisessuale, dissi, ce n'ha due. Quando seppi che un mio compagno di classe era bisessuale, e dissi, ecco chi è che pisciava sempre di fuori in bagno, perché gestirne due, ho capito. Uno tu lo segui, quell'altro fa gli affari suoi. Come fai a gestirne due? Che sei, un gioielliere? No, pensa come ragionavo io. No, ma veramente, io avevo un concetto del sesso proprio. Oggi invece il sesso ha fatto... fare sesso è anche più facile. Si può fare sesso anche più là con l'età. Perché ora con questa pasticca qui, Viagra, e si va oltre. Il Viagra, la pasticca dell'amore la chiamano, che ai gay gliela danno in supposta, perché no, ma perché più? No, è una questione di comodità. Ma queste che poi, anche state attenti, perché c'ha degli effetti collaterali tremendi. Tipo per esempio un mio amico, una certa età, l'ha provato, l'ha preso, poverino, senza acqua, gli è rimasto qui in gola, gli è venuto un collo duro. Sembrava Mussolini. Una con le pinze gli doveva levare la collana a quell'uomo. Un col che poi fa anche male, addirittura in America pare che ci sia una mortalità tremenda di chi usa queste cose qua. Gli anziani muoiono. E quelli delle pompe funebri sono disperatissimi, non sanno più come cazzo fa a chiudere le bare, non ce la fanno perché... In due, una addosso. Dai ora, dai ora! No, ma qui ora si potrebbe... Oggi il sesso, non so se siete voi anche lassù in quell'altezza al corrente, oggi il sesso è anche virtuale. Cioè, in cosa consiste il sesso virtuale? Voi comprate una macchina che costa un monte di soldi, la prendete, la portate in camera vostra, vi dovete mettere un paio di guanti, un casco in testa, pigiate un bottone e vi collegate con una donna che sta in America e potete avere la sensazione vera di far l'amore con lei. E pensa che bellezza. Pigi un bottone, questa americana, vai. In realtà, questo è tutto virtuale, perché nella realtà tu sei solo, in camera tua, con un casco in testa, un par di guanti, te lo immagini che figurina di merda entra qualcuno? Con guanti! E te babbo, che ti avevi paura di sbucciarti le mani? A me il mio babbo mi ha sempre sorpreso in queste cose, guarda.
Io, perché quando ero ragazzetto, 12-13 anni, io sesso virtuale ne ho fatto tanto. Mi bagno, porca miseria! Davvero, guarda, senza casco poi, che è anche più pericoloso, ti dà uno svenimento, senza casco. Entrai mi babbo, sai, Giorgio, un te li voglio vedere quei giornalacci in mano, tu me li sbarcisci, forza! Avanti! Vedi, ora, a parlare, vedi poi come le cose si possono... Vedi, io, a parlare di queste cose, mi è venuto in mente proprio, sono tornato ragazzo, guarda, sono tornato ragazzo, sono tornato un pochino indietro negli anni, quando abitavo in Versilia, perché tutte queste cose le ho vissute da ragazzetto in Versilia, io abitavo lì, la Versilia, insomma, tutti quanti andate in Versilia, se l'avete vista qualche volta, la Versilia è un posto meraviglioso, ancora vivibile, non è come Rimini Riccione, che è un po' un casino, io ci ho lavorato un po' d'anni, un casino, uno addosso a quell'altro, visto, no? Prendere il sole facendo gli ombrelloni bifamiliari, c'è cioè tutto un macello. Sì, i lettini al castello pigliano il sole una volta per uno, sai? È vero. Lì devi stare attento anche a fare sabbiature, perché se tu ti scordi il culo di fuori e fanno parcheggi per le biciclette, c'è cioè, sta attento, non ha! Ritrovassi un'altra là di dietro, ehi là! Questo bagno mi garba, via, andiamo via, sai, con questa... È un attimo! E invece io della Versilia ho sempre questo ricordo molto bello, questo posto straordinario, quello dove mi divertivo da ragazzetti, ma che computer, si giocava con le palline dei ciclisti, la mia cugina giocava già con quelle dei bagnini, era più grande, e ci si misurava, un gioco che si faceva noi dietro le cabine, ci si misurava, si dava sullo slip, ci si misurava chi ce l'aveva, guarda, che veramente, io guardavo, ero messo peggio di tutti, devo dire, signora la unisghignazzi tanto, perché poi nel crescere mi sono rifatto, io glielo dico, e sono un uomo di spettacolo, ma sono anche uno spettacolo d'uomo, signora, io glielo dico, no, per dire e per puntualizzare, mettiamo i puntini sulla I. Ma quando ero ragazzetto, insomma, era un complesso, guardavo quello degli altri, dicevo, madonna, ma tu ce l'ho grosso, te. La mia mamma mi ha fatto un bel regalo. A me mi hai fatto un pensierino, mi sa, perché... per dire ragionamenti e simpatia, però è in quel periodo lì che io ho conosciuto questi personaggi che poi io porto nella scena tutte le sere, no? Ho conosciuto per esempio Mario il Bagnino, che lo ascoltavo a ore, che mi raccontava le cose, forse l'ho visto davvero, forse me lo sono inventato, chi lo sa. Poi c'era Merigo, al quale gli si rubava la bicicletta, c'era la signora che veniva al mare, che veniva da Firenze, veniva al mare e andavo dalla parrucchiera a sentire tutti i discorsi a bischero che faceva, insomma mi divertivo a guardare questi personaggi, tutte queste voci poi mi hanno tenuto compagnia quando arrivava l'inverno, in quei posti lì, lo sapete che l'inverno, quando cala il silenzio è veramente assordante, no? E io l'ho riportato un po' in scena questi personaggi, tutti i personaggi a cui voglio molto bene e che mi riportano un po' indietro nel tempo, a quando ero ragazzo che andavo in mare con mio zio, ci si sdraiava sulla sabbia e c'era ancora quel bel cielo azzurro straordinario, bellissimo, come non ce ne sono più stati ultimamente, un cielo di un blu intenso e c'erano quelle scie bianche lasciate dagli aerei, che il mio zio le guardava e diceva, cazzo che frenata. Mammina, si schianta di caldo. Mamma mia, che bollori. Ai, ai, non ne posso più. Ora capisco che vuol dire l'effetto serra. E mi c'è nato un geranio nel capo. Cinzia, abbassami, non ci insegni il nostro casco, non se ne vuole più. Vero, signora, troppo caldo. Mamma mia, speriamo mi venga anche il buco nell'orzoro. E non ci vorrebbe questa signora, troppo caldo, le parrucchiere di Mario non sono tanto brave, signora, non vedo l'ora di tornare a casa, almeno così sto meglio con la mia, mi fido, troppo caldo, si schianta. Speriamo faccia presto, signora, di andare a fare la spesa, mi chiude il boy scout. E c'è il mio marito, stasera l'ha fatto la cena con tutti gli amici, gli devo fare una usina di pesce, gli garba tanto il pesce a mio marito, signora, e gli fa gli spaghetti con i mastice. Dopo mi mangia altro, signora, Dice gli si chiude un po' lo stomaco.
Ma è tanto contento, signora. E ma lui un po' di nulla sulla sua moglie, non abbia paura, signora. Una donnina semplice come me, e dove la ritrova? Si è trovato tanto bene, signore. Io non sono per nulla ambiziosa, non gli spendo nulla. Mi levo qualche vizio dalla parrucchiera, ma per carità, vestiti me li fa da me. E piglio gli scampi, no, e me li fa da me. Ma insomma, signora, ma poi io sono anche una signora molto riservata. Per dire, io so che tante mie amiche, signora, anche qui ai mare, fanno questi parti pieni di gente così. Quando ho partorito io non ho voluto neanche il mio marito, signora. Io bisogna mi apra un po' in inno, signora, abbia pazienza. Oi, oi, mi scoppia il cervello. E ci si annoia un po' della parrucchiera, vero, signora? Di che la legge? Harmony. No, a me mi capita delle osettine un po' più leggere l'estate. Oi, oi, mi volevo fare la ceretta, ho finito il catrame proprio stamani. Oi, oi. Oh, signora, che ci crede lei alla reincarnazione? Io sì. E c'ho un'unghia, mi sarei incarnita, mi fa un male, non ne posso più, signore. Mamma mia. E vado a rincarnirsi da un'altra parte. Che gliela posso pigliare una rivista, signora? Tanto se la rivista non importa, la riveda la bella. Mamma mia, via, che si può tenere questi giornali? Oh, Cinzia, cambiali un po' i nino giornali, le di 96. Via, ma che si può tenere dei giornali in questa maniera? Non li cambia mai dalla parrucchiera. Quella che ho io in città, signora, la cambia tutte le settimane i giornali. Questa qui non li cambierebbe mai. Guardi qua, e c'è ancora merola in copertina. Gratta, ancora da grattare se lo sono scordato. Ma io, guardi, signora, lei è uno scandalo queste cose per vendere giornali, di grattare uno per vedere come gli è fatto sotto. Le passa anche di moda. Tu che vuole, gliene frega la gente di vedere i che c'è sotto. E così qui. Non so come guardarlo, sono un po' presbica come occhiali. Mamma mia, signora. Dice dentro ogni uomo c'è un bambino, ma mi sa che a lui è rimasto di fuori, signora. Non è neanche ora finito. Segue a pagina 2, che vuol dire? Oh mamma, e stomo se si fa la doccia non se li bagna, piedi un dubiti, signora. Mamma mia, guardi qua che scandali, e queste stare che vanno in mare, hanno farchi 26 anni, guardi che costumi, signora, che si va in mare in queste condizioni, o che è un costume sto qui, signora, è un filo interdentale che gli passa di dietro. Vea! Sono passati i nostri tempi, signora. Io mi ricordo ai miei tempi, se tu volevi vedere le chiappe bastava allargare il costume. Oggi se tu vuoi vedere il costume tu devi allargare le chiappe, se no... Guardi qua. Sì. Mamma mia, signora. Io non voglio dire, per carità, ma guardi, se la mia figliola si mettesse un costume in questa maniera, come l'ho messa al mondo, ce la rilevo, signora. Perché io sono tanto cara e buona, ma anche la mia figliola è tanto brava, per carità. Mica come le figliola di chi dico io, signora, via, mi faccio di nulla. Mi faccia star zitta, signora. La figliola di macellaio le è rimasta incinta da Arturo, il vigile, la si deve sposare per forza, è incinta, signora, di vigile, che io penso sempre su babbo e macellaio, vero, che ha tribolato una vita per trovare una posizione alla sua figliola, il vigile gliel'ha trovata a 3 secondi. Ma poi, signora, la lo dovesse vedere come gli è brutto, e stamo brutto, con quegli occhi storti, che uno gli gioca a biliardo e quell'altro gli segna punti, a tante la storia. Brutto non si può vedere, poi gli è venuta anche delle parentesi facciali, non lo so. C'ha tutte delle erezioni cutanee, mi hanno detto, mamma mia, brutto, guardi, che il subabbo per carità gli è stato tanto male per questa cosa, guardi, un uomo già debole di cuore l'hanno dovuto operare e gli hanno messo 3 skip pass, signore. Via, o che si riduce una famiglia in quella maniera.
Ma se io penso alla sua mamma, l'Aiole, che la conosce l'Aiole, una donna, vero, tutta ad un pezzo, per carità, una donna non si è mai fatta mettere i piedi in testa da nessuna, l'Aiole, una donna, una bersagliera, signora. Ha messo anche il cartello fuori di casa, vietato calpestare l'Aiole, l'ho letto io. Glielo posso testimoniare, una donna la viene sempre in gita con me, che io vuole gite, signora, sa, son gitana, mi garba tanto. E boh, a Lourdes. Sì, sì, sempre, Montenero. Sa quelle gite 19.500 lire, tutto compreso anche il miracolo? Che poi tu devi spendere 3 milioni e mezzo di pentole se ti puoi tornare a casa, no? Io... Signora, io la Madonna non l'ho mai vista, ma se ha bisogno di una pentola la venga pure da me. Ma lei è un modo per partecipare alla parrocchia, su via, bisogna partecipare. Mia, come certe persone che so io, signora, via, mi faccia di nulla. Mi faccia sta zitta, signora. La moglie di sindaco la dovesse vedere quando la viene in chiesa la domenica mattina, signora, tutta vestita, con quei vestiti rosso forfora fino in fondo a piedi, tutta truccata, tre dita di cerume in viso, signora. Con quel cagnolino in braccio, sempre fisso, dice c'hai piedigrì, piedigrì, buh, piedigrì, piedigrì, buh. E deve essere una malattia dei piedi dei cani, perché non lo posa mai che la bestia. Ma poi perché con la signora? Una chiacchierona, signora, pettegola, una lingua lunga, quando è il momento di fare la comunione non importa neanche se alzi da sedere, signora. Chiacchierona è la donna. Chiacchierona, la si dovrebbe guardare un pochino per conto suo, signora. Beh, mi faccia di nulla, è tutta rifatta. La si è rifatta seni, si è rifatta fianchi, si è rifatta la bocca e si è rifatta il bagnino, sono già 3 anni e se lo rifà. Mi faccia di nulla, signora, per carità. Oddio, a parte quel bagnino lì ci ha provato un po' con tutte, E ci ha provato tanto anche con me, signora, perché ora lei la mi vede con questa cappina, ma quando sono nei miei cenci sono sempre una bella donna. Lo sentissi appena mi vede, arrivo in mare e comincia, signora, la sdraio, signora, la sdraio. Sdraia la tua sorella, gli ho detto una mattina io. Beh, perché sa, signora, io sono tanto buona e cara, ma non ho peli sulla lingua, signora, perché io come cultura ne ho poca, ma come finezza e vado nel culo a parecchi. Come cazzo ho fatto a uscire di qui? Come si è fatto neanche male? Nonno! Allora dai, 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 stoppa un crodino! Nonno! L'ho fulminato il volo! Nonno! E so 3 ore sono andato a nascondere con mio nonno! E non mi ricordo più dove l'ho nascosto! Perché io mi diverto, sai, con mio nonno? Perché mio nonno è un Power Ranger!
Davvero, un Power Ranger mio nonno, eh. Quando siete divertissimi, mio nonno si diverte parecchio. Lo sai, ieri, per esempio, no? Siamo andati sull'autoscontri, no? Io guidavo le macchinine dell'autoscontri e mio nonno era dietro. A un certo punto c'è andata una botta da dietro e mio nonno gli è partita la dentiera. La dentiera l'ha fatto 150 metri in volo e ha morso un omino sul sedere. Questo omino si è girato e gli ha detto alla moglie: oh, il Luna Park si sta bene, ma c'è delle zanzare, ti mangiano vivo. Davvero, mi ha fatto proprio questo gatto qua. È ganso. Perché io quando... Io... 38 anni sono nati, eh? Quando... Tocca fa per campà. Quando io sono in mare, vengo sempre in mare, bene bene, con i miei nonni. I miei nonni mi fanno divertire. Poi io ho sempre il mio cugino. Io ho un cugino un pochino grullo. Uno in famiglia ci vuole, eh. Uno ha la sua croce. E io ho il mio cugino è ganzissimo. Sai come mio cugino, ieri c'era l'acqua che c'era un po' in mare mosso, si giocava con la tavola sulle onde. Con questa tavola sulle onde. La mia nonna si è arrabbiata perché la tavola era ancora apparecchiata. C'è sempre mio nonno appisolato sopra. Però mi sono divertito molto. Tanto guarda, ora fra poco si rientra a scuola. A me tanto me ne frega nulla perché le lezioni le ho già fatte. Mi ho fatto fare la ricerca su Dante da maestro, proprio grulla. Gliel'ho fatta in 3 secondi. Ricerca su Dante, svolgimento. Smettetela di ricercarlo perché tanto è bello e morto da un pezzo, punto. Poi dopo mi hanno detto di portare per settembre una natura morta. Io ho fatto una fotografia e mio nonno faceva la pipì. Gli ho detto: più morta di estro non la trovate. No, ma io sono proprio contento. Guarda, la maestra dice che io guardo troppo la televisione, invece non ne vedo nulla. Guardo la televisione, guardo pochissimo. Con 5 cereali. Dice la maestra: guarda troppo la televisione, si diventa un po' grullerelli. Se ti piace la frutta, c'è la maestra e un sonno solo, vai. Deve essere arrivato un pullman ora. C'è una cita. Questo fulminato da... Perché io sono un po' dentro, vedo. No, io a scuola sono bravo. L'unica cosa è che magari io mando a la maestra che io sono un pochino distratto. Non è che sono distratto. Il problema è che sotto questo corazza del Power Ranger ci batte un cuore gonfio d'amore. Perché io sono molto innamorato. Vero? Sono innamorato di Giulia. La bambina di primo banco. Io secondo me questa bambina qui è parecchio più bella di Sailor Moon, ma parecchio. Io ho scritto Simone ama Giulia in tutti gli alberi della scuola. In tutti gli alberi del cortile della scuola ho scritto Simone ama Giulia in tutti gli alberi del cortile della scuola. Che sono rientrato in classe una mattina e sulla fronte ci avevo scritto e il giardiniere si incazza. Non mi frega nulla, non mi frega nulla, perché tanto dopo io al mio scopo sono arrivato. Perché dopo Giulia una volta che è venuta ora decollo, quando si era più bambini una volta siamo andati a giocare a dottori, capite? Lei faceva la malata e c'aveva l'influenza, no? E io facevo un dottore che la curava. E dopo a un certo punto mi ha detto: mi dà un bacino.
C'ho l'influenza, poi me l'attacca anche a me. Oh. Non sono mia grullo io. E poi lo sai, dopo lei la sera l'ho visto. Mi vergogno, e ho vista tutta nuda. Sai che Giulia non potrà mica mai scoppiare nella vita, Non scoppia mai, perché c'ha un tagliettino come le calda arrosto. Non scoppia. È come una specie di salvadanaio. Ma infatti mio nonno me l'ha sempre detto, con le donne ci vuole sondi, Sempre. Me l'ha sempre detto, perché ha ragione mio nonno. E mio nonno c'ha ragione, e non ti danno mai il resto, però. Guarda, veramente, io sono proprio contento di Giulia. Quando io posso, delle volte vado anche in chiesa. Vado in chiesa per vederla. E vuoi che richetto, mi diverto, sai. Lo sai che ho fatto domenica dentro quell'affare per l'incenso, no? E ci ho messo la marijuana. È vero, erano tutti di fuori in quella chiesa. Il prete era solamente di fuori e giocava a frisbee con le ostie. Sì, la gente per fare la comunione, dov'è? A pigliarla del bollo. E dopo il prete, prima di partire per la Giamaica, mi ha detto, Simone, fai bravo, perché te sei un Power Ranger. Ho detto, sì, sono un Power Ranger. Mi ha detto, te devo garantire la sicurezza degli esseri umani e anche degli animali. Io ti ho detto, gli esseri umani non te lo posso garantire, ma degli animali sì, perché mi gabbano parecchio. Fu anche l'imitazione, io fu l'imitazione animale, fu il coccodrillo, no? Uguale, proprio. Poi si fa il piccione, il piccione fa cioè fare il piccione viaggiatore, poi si fa il, sai come fa il cincillà, il cincillà è così, sì. Lo volete più là? Ma lo può anche più là. Allora va anche più là. Allora va anche parecchio più là. No, gli voglio bene. Ieri ho fatto divertire un cane lupo, potesse bello, un cane lupone alto, sì. Non mi faceva mia paura. Io gli buttavo il bastone e il cane lupo me lo riportava. Io gli buttavo il bastone, il cane lupo, lo prendeva e me lo riportava. Per 30 volte, avanti e indietro. Il cane lupo si è divertito un monte. Ma il cieco che era attaccato al guinzaglio. Bella, bella, bella! È musica di tendenza!
Ora levola perché ci la fa più, Si sono sbilanciati in avanti. Levala, non ce la fa più. È di tendenza. E tende a rompere oglioni. E la forza di inerzia. Il mazzucchio, sì. Sono il PR della discoteca, chi ti cacca dove te allo? Tutto marsupio e poi cervello. Si vede marsupio? Si vede? Signora? Ha visto che mesce? Dove guarda, signora? Qui le mesce, qui. Dove guardava? Uno lo guardi troppo, gli venisse la sindrome di Stendhal, Il marsupio, sì. Mi hanno chiamato in questa discoteca di questo paese perché un anno fa organizzare le feste, allora hanno chiamato me che sono un professionista, sì. Professionista, sì. Si vede il marsupio? Roventa, per chi non sa cos'è. Ieri ero in piazza del Duomo, ha cominciato a piovere, c'avevo 20 cinesi tutti sotto. Che cazzata, sì. Mi hanno chiamato da chi di cacca a Dolbetello per organizzare le feste. Qui sabato sera la facciamo tutta una festa, samba, America Latina, facciamo tutta una cosa tipo le sambe e facciamo i trenini. E lo fa anch'io il trenino, sì, partecipo anch'io, fa il passaggio a livello. Per darmi una mano a livello organizzativo, porto con me la mia sorella fa la ragazza immagine, che ti caga dove te allo. Si chiama ragazza immagine perché è talmente brutta, una appena entra la vede e dice ti immagini e fa schifo e l'altra, va via. Brutta, talmente brutta come entra al gabinetto lei e escono cessi proprio, vanno via, fidi alla tazza, arrivederci. La mia sorella ora l'abbiamo messa al bar, da quando c'è la mia sorella al bar, al chi ti caga dove te allo? Abbiamo aumentato le consumazioni del 50%. Perché la gente entra, la vede e beve per dimenticarsela. Mi sorella, sì. Ninna, nanna, ninna, questo bimbo a chi lo do? Voi ridete, ma portarsi dietro questo peso sulla coscienza tutto il giorno. Ora mi voglio far dare la pensione d'accompagnamento. Sono un po' stanchino perché io vivo la notte e la sera a quest'ora sono ancora un po' nel dormiveglia. Un c'è mia una sedia, mi volevo sedere un minutino. Grazie, più brutta di questa qui non la trovate, La sedina, sì, è bruttina, sì. Si vede il marsupio? Si vede il marsupio? E allora andate dall'oculista perché... Il mio babbo è molto contento del lavoro che faccio. Quando gli ho detto, babbo, voglio fare il PR della discoteca, chi ti caga dopo te allo? Mi ha detto, bravo, almeno ho finito l'album delle figurine. Dico, che figurine? Figurine di merda, mi hai fatto fare nella tua vita. Il mio babbo, sì. L'altra mattina sono tornato alle 9, lui stava facendo colazione. Gli ho detto, ciao babbo, scusami se rientro a quest'ora. Dice, io non voglio sapere a che ora rientri, voglio sapere quando te ne vai. Sono un po' stanchino, abbiate pazienza. Oh, pella là. Oh. Che sospiro di sollievo. Ne ho già troncate 7, in teatro su questa. Robustina, è robusta, sì. Vieni al chi ti cacca del betello. A chi ti cacca del betello, noi non facciamo uso di droga. O droga di uso, come volete dire voi. Noi non ci droghiamo. A chi ti cacca del betello facciamo solo ogni tanto un po' di sesso. Chi più ne ha, più ne metta, io sono avvantaggiato. Però ragazzi, se fate l'amore usate le giuste precauzioni, come faccio io che me lo porto sempre dietro, eccolo qui. E ne ho portato uno solo, se no mi toccava venire col portapacchi. Vieni a chi ti cacca del betello, io ti aspetto. Ma ricordati, se vieni in automobile ascoltami. Quando la notte ti corre incontro troppo in fretta, rallenta e aspetta che ti raggiunga il giorno.
Venite, io non ho paura. Io penso positivo perché sono vivo. Finché sono vivo, niente. C'ho un culino mio così. No, perché è bello, no? Perché dice, guarda, al mare si sta bene anche l'inverno, eh? Un passa un'anima. Appunto. Non passa una macchina. Meglio. E quando tu sei solo in una strada così di periferia, da solo completamente, di notte, c'è da aver paura, eh? Anche perché poi io mi lascio condizionare da quei film, quelli dell'orrore, non so se anche a voi vi fa lo stesso effetto, no? Ma quando sei solo in una strada, ti viene proprio l'impressione di essere sempre seguito, no? Ti muove una foglia, ti sembra che sia un vampiro, un gatto che ti attraversa il cazzo di canto, poi appena te lo vedi passare, no? Perché proprio tutti questi film... Perché questi registi, no, dice, scrivono questi film dell'orrore per esorcizzare le loro paure. E allora per esorcizzare le tue paure mi fai cacare addosso a me che la sera poi da solo si scrive, fanno questi film, il titolo, no, un tranquillo weekend di paura. Mi devi dire te che cazzo vuol dire un tranquillo weekend di paura. È come dire una splendida giornata di merda, uguale, che vuol dire un tranquillo weekend di paura? Scrivi nel titolo, me la farete addosso per tutto il film e uno è tranquillo. Che poi non so se ci avete fatto caso, ma questi film sono tutti uguali. Noi siamo lì a casa, al cinema, a mangiarci le unghie, no? E questi qui, i film, sono tutti uguali. Io non so di che cosa c'è da aver paura, ma ci sa paura tutte le volte. Ci sono cinque eroi, cinque personaggi, che secondo me sono cinque deficienti, proprio perché io penso di averne visti deficienti, ma così, in quella maniera lì, come in quei film lì, non l'ho mai trovato. Perché questi cinque deficienti vanno a comprare una casa, e va bene. Quante case ci saranno nel mondo? Tante. Dove la vanno a comprare la casa? Costruita sopra un cimitero. Allora tu te la vai un pochino a cercare. Comprati una mansarda a Barberino del Mugello, non ti succede nulla. Giusto? Titolo del film, non entrare in quella casa. Loro portano cazzo, fischia dentro la casa. Guarda, bisogna essere proprio deficienti. Bisogna essere deficienti. Entrano in casa e sentono dei rumori provenienti dalla cantina, giustamente, perché quelli sotto gli gira un po' le... Allora tu vedi Johnny e quell'altro, chiamiamolo Tony, no? Johnny l'eroe, entra. Ehi, Tony, dimmi, Johnny, sento dei rumori provenire dalla cantina. Cazzo che orecchio tu hai, Johnny? Non mi reggo in piedi io. Saranno i topi, vado a vedere. Vai a vedere? Che cazzo vai a vedere? I topi. Va a vedere i topi. Il compito topolino, quello è un topo. Allora, apri la porta, perché c'è quella porta, con la scalinata che va nel buio, che è la stessa scala di tutti i film. I registi se la passano proprio, sai? Hai finito la scala? Sì, dammela a me, se ne fa un altro, vai, proprio. Ha vinto anche il premio Oscar come scala non protagonista, quella scala lì. Che ha una prerogativa. Quando tu sei a metà della scala, che succede alle tue spalle? Si chiude la porta. È un classico. Te sei a metà della scala e la coela! Ora vi immaginate me, a me, col coraggio che ho io, e la porta la mi fa un lavoro in quella maniera lì da sola? 30 secondi sono a mangiare un gelato a Viareggio io, 30 secondi. Ci lascio la sagoma come il gatto Silvestro in quella porta lì. Oh! Ma chi ci va fino a fondo a quella scala? Noi persone normali, ma chi ci va? Ma poi se devi andare a fondo una cantina buia ad una casa costruita su un cimitero, vacci con quei fari da stadio grossi così! E ci deve essere giorno in quella, quanti topi c'è? 20, ti voglio con tapeli a uno! Lui con che ci va? Con la candelina! Con la candelina! Ma che ci fai con la candelina? Se tu incontri il mostro in fondo alle scale, che ti fai? Tanti auguri a te! Io in una casa in quella maniera non ci starei un minuto. Loro stanno lì e ci fanno un film intero. In quelle case lì che non succede di tutto. Dice, vuoi lavarmi? Va a farti la doccia, vai.
Quando è che l'assassino colpisce? Quando sei sotto la doccia. Allora io in una casa costruita su un cimitero e non mi lavo. Dice, ma tu puzzi? Puzzo lente ma vivo, Johnny. No, oh, è fuori la doccia. Oddio, è finto. E me lo scordo sempre, è finto. Mi do una sciacquatina al volo. Anche perché se apri il rubinetto esce l'acqua. Cosa esce? Il sangue. Allora i casi sono due. O si è tagliato le vene Mastro Lindo. O in quella casa lì c'è qualcosa che non va, Johnny. Renditene conto. Fai veramente come Baglioni, levati veramente, leva subito. Cosa ci stai a fare in quella casa lì? Cosa tu aspetti? Il mostro? Aspetti il mostro? O aspettali il mostro? Perché non solo questi mostri, quelli che scrivono questi film, l'hanno fatti brutti, ignoranti, ma è anche un casino ammazzarli. Per ammazzare questi, guarda che ce ne vuole. Allora, mettiamo che si tratti di un licantro. Allora, un licantropo per ammazzarlo bisogna farsi un culo, sì. Perché il licantropo tu lo devi ammazzare sparandogli con un solo colpo dritto qui sulla fronte. Con un colpo solo che mi dovete dire come cazzo fai, ti vieni di dietro di notte uno inviperito a pigliarlo pieno nel viso. Ma poi è come dire, mi vieni dietro un Doberman, sai che poi gli metto due francobolli negli occhi così non mi vede. Stessa probabilità di uscirne vivo. Ma la pallottola, attenzione, perché qui la fanno, deve essere normale, come ci vuole? D'argento. Uno va all'armeria, un giorno desidera, vorrei una pallottola. Ah sì, e come la vuole? D'argento. Beh, giovanotto, lei a Fagiani gli deve sparare o gli deve fare un anellino? Io glielo dico per lei, perché... Ci avrei a... No, per dire... Ci avrei anche delle collanine per i cignali, se gli interessano, ma... No, veramente, ti fanno fare delle figure. Con la pallottola d'argento la voglia. I vampiri poi non se ne parla, perché per ammazzare un vampiro il doppio tu devi faticare. Come si ammazza un vampiro? Allora, io un sistema ce l'avrei. Sappiamo che la tomba del vampirozzo è qui. Va bene? Qui c'è la tomba, facciamo finta. Io affitto un trattore e dalla mattina alle 7 alla sera alle 9 gli monto in cima, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro. Il vampiro un l'ammazzo, ma dentini davanti glieli stronco. Quando viene fuori che mi fa? Poi mi lecca, quando viene fuori. No? Per ammazzare un vampiro ci vuole che cosa? Un palo di legno dritto nel cuore. Ma un palo di legno normale? E ci mancherebbe anche pelare. Ci vuole di frassimo. Ora io sono solo in una casa costruita su un cimitero di notte verso il tocco tocco un quarto. Mi viene dietro un vampiro di corsa. Io vi chiedo a voi dove cazzo lo trovo? Il frassino, che possa andare in giro per la casa a dire allora questo è noce, questo è castro, che poi c'è il rischio glielo pianti nel cuore, pum pum, è rapino imbecille, ah! Vabbè. Loro lo sentono, se è betulla te la sputano in viso vampiro, occhio, è un casino. Allora, con tutto questo, cantine buie, mostri, un'ora e mezzo di film, noi siamo lì a mangiarci le unghie e questi deficienti sono ancora in casa. Dopo un'ora e mezzo di film, Johnny è rimasto solo perché gli hanno ammazzato tutti gli amici, ma vedessi in che maniera l'hanno conciati tutti. È rimasto solo con questa deficiente, chiamiamola Mary, uguale a lui, sono rimasti in due. Li hanno fatto fuori tutti, dopo un'ora e mezzo di questo lavoro, alberi che entrano dentro la casa e si fanno il caffè per i cazzi sua. Sangue a fiumi, che tu lo vedi è sangue finto, succo di pomodoro, perché c'è ancora le foglie di basilico grosse oggi. Va bene? Dopo un'ora e mezzo, arti che camminano da soli, arti marziali, polmoni a giro, tu vedi Johnny? Oh mio Dio. Oh Cristo, qui c'è qualcosa che non va.
c'è qualcosa che non va, eh? Ma se apri la porta del bagno c'è tuo zio con una sega elettrica piantata qui. Cosa pensi, e se è sbagliato a farsi la barba? Apri un'altra porta e c'è una festa mozzata in un piatto d'argento, una mela in bocca, e un po' essere la saga della porchetta. Ti viene incontro un uomo senza testa, in giacca e cravatta, e che tu gli dici, oh Emilio Fede, guarda chi c'è. Allora, vieni, siamo a fare un filmettino, prego. Ragiona. Devi andare via, scappa Johnny, scappa Mary. Allora sembra che ci abbiano sentito. Allora lo vedi Johnny, Mary, vieni con me, dobbiamo fuggire. Apri la porta, cerca la macchina non la parcheggia mai davanti alla porta. Bisogna fare sempre 1,5 chilometri e piglia la macchina. E allora tu li vedi, Johnny, Mary, vieni con me, seguimi, e cominciano a correre. Mentre sono a metà di giardino, dalla terra, perché la terra dà sempre buoni frutti. So dove l'ho sentito, ma insomma, gli zombie, e vengono fuori gli zombie come cetrioli. Li vedi, no? Hai visto gli zombie come sono, no? Tutti questi, che io tutte le volte che li vedo penso, ma se devi uscire fuori dalla tomba in queste condizioni, o stai sottoterra, ti fai più bella figura. Ma poi lenti, lenti, e Johnny e Mary ne approfittano e cominciano a correre, ma di fronte a loro un muro altissimo, e noi salta Johnny, salta Mary, e loro riescono a saltare, e lo zombie dietro, piano, lenti. I ragazzi corrono ancora, nella notte buia, davanti a loro un fossato, salta Johnny, salta Mary, e lo zombie dietro, piano. Fatti 200 metri, c'è una rete altissima. Salta Johnny, salta Mary. Loro saltano, lo zombie. E io pensavo, ma gli zombie, ma perché vanno così piano? Poi l'ho capito, gli zombie vanno piano perché tanto sanno che prima o poi ti ripigliano. E dove ti ripigliano? Alla macchina. Perché la macchina nei film dell'orrore non parte. E allora il cazzo gliene frega, piano. Ma che gliene frega? Ma che gliene... Ti aspettano la macchina proprio. Ma dove? Ora viene, viene. Infatti arriva il deficiente di Johnny con Mary. Montano in macchina e la macchina non gli parte. E intanto zombie da tutte le parti. Zombie sotto la macchina, zombie sul tettino. Zombie, intanto lo zombie di un marocchino gli lava vetri, si anda a fare, no? La macchina ogni parte, arriva uno zombie, ah! E dà un morso nel braccio a Johnny, ma Johnny è un eroe, con una gomitata la allontana. Finalmente la macchina parte, mette la prima e si porta dietro attaccata al paraurti della macchina, 3, 4, 5 zombie, fanno un casino d'ossa in terra, di don, di don, di don, e tutta la gente, viva gli sposi! E finalmente Johnny riesce ad allontanarsi, lasciandosi alle spalle tutto quell'orrore. Fatti 2,000-3,000 chilometri proprio per stare tranquillo, Johnny ferma la macchina, accosta, no, prima accosta, poi ferma la macchina. E ho detto una cazzata, che vuol dire? Io prima accosta, poi... E sa, me ne passano una, Stanno attenti, fermano, accostano e si gettano in un campo, esausti, mano nella mano. La notte è buona con i suoi rumori. Cip. Ora, cip, cip di notte, non è che... Quando dico queste cazzate, ditemelo, fatemi un fischio da dietro. Chip di notte. Dove ero? Qui? Ero qui. La notte... Faccio la voce proprio da attore. La notte... Che ho ingoiato uno zucchino, la notte... Aspetta un minuto, mi è rimasto... Ho preso il Viagra proprio un quarto d'ora fa. La notte è buona con i suoi rumori.
uff, uff. Guarda, ne sono rimasti male, pensavo che... Vai, 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 buff, 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 buff. Civetta, 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 anche le civette, civetta, civetta. Merla, merla, non so chi c'è la notte, ma insomma... Johnny guarda Mary. Mary guarda Johnny e gli dice... Johnny, e io te la devo dare, via. Un c'è verso. Tu mi hai salvato la vita, Johnny, e io te la devo dare, un c'è verso. Tanto a qualcuno dovevo dare, te la do a te, almeno tanto, perché tu sei un eroe. Johnny, Johnny, prendimi, io un eroe, questa maniera non l'ho mai visto in vita mia. Johnny, prendimi, prendimi, fammi tua, Johnny, abbimi, Johnny, abbimi. E Johnny l'abbio. E noi siamo contenti perché almeno il film è finito. Johnny, l'ammozzo lo zombie, c'è la trasformazione di Johnny. Allora tu lo vedi e stomo tutto in un colpo, luna piena. E quest'uomo mince. Che sei già venuto, amore? Lei, perché lei, sai. No, è che io non so cosa mi stia succedendo. E io la ribollita non la devo mangiare la sera, via. Ha dato la colpa, aspetta, allora lì per lì ha dato la colpa alla ribollita. Fuggi da me, amore. No, muoviti, voglio averti, Johnny, sono tutto un bollore. Johnny, prendimi, non tu vai, vieni qua. No, io non posso averti, fuggi da me. Ma perché, amore, dai, non ne posso più. No, tu devi andare via, fuggi più lontano che puoi, perché io sono un uomo lupo. Mamma mia, ti ha fatto una paura, pensavo tu fossi un omosessuale. Perché lui si è appena trasformato in lupo. Lei era già maiala. Senza neanche la mordesse nessuno poi, perché non mi risulta. Allora vedi, tutto questo tu provi e senti. Quando passi per una strada da solo, in quei 10 secondi ti viene in testa tutto questo. Quando una foglia si muove ti sembra un vampiro, quando un gatto nero ti sembra un licantropo, quando... Minchia, un UFO! È arrivato il momento di tornare a casa. Ma come raggiungerò l'astronave madre se il mio veicolo spaziale si è autodistrutto appena toccato il pianeta Terra? Beh, non possiamo certo venire a prenderti con i nostri mezzi. Ha ragione, maestà. Non si preoccupi, in qualche modo vi raggiungerò. Sembra facile trovare un veicolo. Ma dove sono finiti tutti gli alieni di questo paese? C'è un silenzio assordante. Un momento. Quella cosa strana lì fa proprio il caso mio. Beh, meglio di niente.
ferma. C'è stato un momento tellurico. Che io allora... Scusate il ritardo, ma sono rimasto imbottigliato. Allora, io quanto sarà stato un minuto fa, ero dentro il bar che stavo facendo del volontariato. Sì, perché c'è un mio amico che ha preso il vizio di bere e io gli voglio dare una mano. E mai, io dopo ho detto è meglio che smetto di fare il volontariato, perché vado fuori per prendere la mia bicicletta, a un certo punto me la vedo passare davanti attaccata al lampione, che andavo in circa 120 all'ora. E io mi sono guardato intorno, sono rimasto solo con portachiavi e basta. Allora mi sono detto, qui bisogna... Back. No, allora, ascolta un minuto. Questa qui è la mia bicicletta. La riconosco dell'antifurto, c'è la busta del latte di lui. Sei del posto? Sprechen Deutsch? Per me sprechi il fiato perché io non lo so. Mi guardi e non favelli? Cosa pensi, che sono sotto l'effetto dell'alcol? No! E sono sotto l'alcol a tutti gli effetti. Mi sembri uno di quelli che vengono da Marte. Sei un marxista? Allora ascolta un minuto, visto che fai tanto lo gnorri a fare lo stupido vestito a... Non ti venisse in mente neanche lontanamente, Cosa pensi di essere venuto qui a bere a UFO? Questa è la mia bicicletta. It's my bicyclette. Lo riconosco dai raggi che abbiamo fatto un incidente e mi ha toccato di ora a portarla all'ospedale e farsi i raggi. Ho fatto un incidente perché sono andato al matrimonio di un mio amico Brunello, uno di Montalcino. Quando sono uscito fuori, siccome avevo zuppato i cantuccini nel Vinsanto, sono uscito fuori, era un po' strano perché... Ma sono uscito fuori, ho fatto un incidente! Dal verbale secondo i carabinieri. Merigo proveniva dal bar direzione quell'altro bar, proprio scritto... Allora vengo fuori, a un certo punto uno mi dà un camuffo con la macchina,
dietro la bicicletta, io ho fatto un salto con doppio avvitamento con la testa verso il basso, come nel tentativo di sfragellarmi, riuscendoci. Mentre ero in terra, ecco che arrivano i carabinieri. I carabinieri chiamano l'ambulanza, l'ambulanza è venuta un mio amico, lo conosco. Appena mi ha visto, ha detto: questo, anche se non lo disinfettiamo, con tutto l'alcol che c'è in corpo, già le difese immunitarie finché campa. Ma quello perché ho preso da mio nonno, anche mio nonno. Mio nonno, quando è morto, l'hanno cremato. Non ce la facevano più a spengere il fuoco da quando. Non me ne ero mica accorto. Guarda che io di extraterrestri in televisione ne ho visti tanti, ma con i guanti di montone e la... Uno lavora, lavora. Posso parlare con la costumista un minuto, per favore? Consigli per gli acquisti. Non ti andrai mica a lamentare dopo che sulla terra ti abbiamo fatto patire il freddo alle mani. Guarda che ti vedo dietro la zanzariera, oh stupido! Non lo fare tanto, lo stupido! Insomma, per fatti la breve. Mentre ero in terra, arrivo a questo brigadiere e dice: lei è ubriaco? Dico: no. Dice: io non la bevo. Arrivo all'appuntato, dice: nemmeno io. Dico: ma se va avanza, la posso bere io? Dice: dobbiamo fare, sai come fanno, no? Dobbiamo fare la prova del palloncino. Ho fatto la prova del palloncino, ora il palloncino ha cambiato un mestiere, fa il pallone sonda per l'aeronautica militare. E dopo mi volevano sequestrare la bicicletta, gli ho detto: attenzione, perché io ho le conoscenze molto in alto. Conosco bene Buttiglione, occhio. E il primo che tocca la bicicletta gli do un camuffo nella testa, che gli rincalco la testa dentro il collo, che dopo il barbiere, per fargli i capelli, gli deve mettere un dito nel sedere come le tartarughe, lui tira fuori la testa e gli possono fare. I capelli. No, io devo smettere di fare volontariato, qui. Quanto sarà stato? 2 minuti fa c'era la mia bicicletta con accanto una stufa carosene che è andata via con la mia bicicletta e mi va poco lontano, vai. Ci ho messo l'antifurto, c'è la busta del latte sopra, è collegata con la centrale, quindi occhio.
un'astronave, due astronavi, la mia bicicletta. Io sono sempre stato un po' alticcio, ma la mia bicicletta così in alto non ce l'ho mai vista in vita mia. Vai, vai pure nell'alto dei cieli, però anche voi da qui in avanti, tutte le volte che vedrete sorgere il sole, ricordatevi che quei raggi anche per quest'anno è finita. Si torna a casa. Basta con le vacanze. Si ritrova il traffico. Si ritrova il casino. E purtroppo si ritrova anche la minora. E l'arpia. E gli dà fastidio tutto quello che faccio a quell'arpia. Ieri gli dava fastidio se facevo rumore a mangiare il brodo. La sentisse il rumore e la fa lei quando mangia fagioli e la buzziona. E che l'ha sposata a fare mio figliolo? Uno ha preso nulla che è suo babbo e mio figliolo. Che quando ero giovane io, tutte le più belle donne del paese e ce l'avevo dietro. E guidavo il pullman. Non c'è rispetto per le persone anziane. E che c'è scritto qui? Vernice fresca. E me ne frega a me, e ho le mutande di lana. Oi, oi. E la ex è fresca anche gli pare. Arpia! E non c'è rispetto per i genitori degli altri. Io sì che avevo rispetto. Me lo ricordo come fosse ora. Quella volta è la prima volta che andai a prendere a casa la mia moglie. Il suo babbo mi disse, mi raccomando, riportamela entro mezzanotte. E disse, non dubitare, se non si fa nulla te la riporto anche entro 10 minuti. erano altri tempi. E c'era la guerra. Perché io l'ho fatta la guerra, sai? I giovani oggi non hanno rispetto per chi ha combattuto anche per loro. Che mio nipote gli ho detto, senti, che la fa un'offerta per i caduti. Dice, ma lui mi ha buttato in terra io. Capito? Io invece la guerra l'ho vista, vai. Perché io sono stato capo partigiano. Brigate Garibaldi, io. Quello che non ho sofferto io, là sull'Appennino tosco-emiliano, io e un mio compagno di Reggio Emilia, il partigiano reggiano, me lo ricordo come fosse io. Quanto si è sofferto. Oggi è un anno rispetto per noi. E pensano solo a spendere soldi. Dai nonno e vengano solo quando c'è da buscare. E vengano tutti dai nonno. I nipoti, il governo,
Perché questi come fanno una manovra e vengono a pizzicare da noi pensionati, sai? Pizzicano sempre da noi. Tutti fanno i 7,40, noi 7,30. Può dire qualche cosa, ragazzi? Questi del governo fanno una manovra e fanno miliardi di danni. Fanno un'altra manovra, altri miliardi di danni. O chi lo guida il paese? Ray Charles. Pensano a far la bella vita e mio nipote l'ha comprato la macchina, la va a iniezione. A me le punture non me le fa nessuno. E va a supposto io, sai? Quell'altra mio nipote più giovane la si è sposata, la voluto spendere 15 milioni di fiori da mettere in chiesa. 15 milioni di fiori. Te lo immagini te, il polline c'era in quella chiesa. E questo polline e volava, inseminava, vola, insemina, vola un polline. E noi ci ha speso 15 milioni per far trombare due margherite. Ma che ci sembra? hanno visto un bel mondo. Lui si è combattuto tanto. E poi, per che cosa? La sanità la fa schifo. E si scordano le pinze nella pancia degli ammalati. Le pinze. Che un mio amico si è fatto operare 15 volte perché gli serviva la cassetta degli attrezzi. 15 volte. Tu vai a parlare con un dottore e ti fanno fare ore e ore di coda. Ore di coda per vedere un dottore. Tu trovi l'amico e dici, che tu hai te? Io nulla. Ma prima che sono un cimar, che cosa mi viene? La vita di un anziano tanto l'ha tutta una fila. Fila per ritirare le lastre, fila per ritirare la pensione. Fila per parlare col dottore, tarì a casa, fila a letto. E lì finisce la giornata, perché arrivano gli amici e fanno vergogna. E allora ti rinchiudano lì, in camerina, solo. Io ho combattuto una vita per cacciare l'inquilino scomodo. E ora l'inquilino scomodo e sono diventato io. Ieri era il mio compleanno e non se ne è ricordato nessuno. L'unico regalo che mi ricordo di aver ricevuto è stato quel carillon. Me lo regalò la mia povera moglie, ma bello, era un carillon. E sopra c'era una ballerina che girava e girava. Com'era bella. Quanto mi garberebbe andarmene via così, con l'ultimo valzer. In fin dei conti, cosa chiedo io? E chiedo solo di vivere in pace per il tempo che mi resta. E non ho più voglia di combattere. Io la vita l'ho sempre combattuta e ora è lei che mi ha fatto prigioniero. E mi ha lasciato solo. Perché la solitudine è una prigione, sai. È una prigione a cielo aperto. Thank you.
Questa vita è una chitarra, ma se pensi di suonarla, ricordati che un giorno sarà lei a suonare te. Questa vita è una girandola e tu pensi che soffiando la farai girare come pare a te. Ed invece tutto a un tratto lei sarà un mulino a vento e con il vento via ti porterà. Questa vita è un palcoscenico, devi fare il tuo spettacolo, c'è un sipario che si apre su di te. Questa vita è un'autostrada, paghi sempre ovunque vada, cambia faccia facilmente, è un trasformista come me. Questa vita è il primo pianto di un bambino appena nato, è tutto quello che ha vissuto un vecchietto come te. Sarà il tempo, sarà un attimo, lei sarà soltanto un fremito, una voce d'ogni tanto canterà. Questa vita è un palcoscenico, devi fare il tuo spettacolo, c'è un sipario che si chiude su di te. Grazie di cuore a Katia Mancini. C'è al mare questa volta, ma rite voi a fare casino, ma è una gana, sentivo una confusione, baccucciate, sitz, baccucciate, ho detto Marianna Gane, c'ho un pesce cane, mi viene dietro tutte le sere, ci vuoi accuccia, ti do un cazzotto nella destra, ti faccio un bastoncino di pesce, Marianna Gane, cuccia, la potenza nei bracci, hai mai sentito parlare del Mar Morto, l'ho ammazzato io con cazzotto nella destra. Oh, giovane, mi ha fatto furbo con me. Ah, è una brava bestia, per l'amor di Dio, mangia nulla, mangia poco, inglesi, francesi, tedeschi, ma insomma, ragazzo, va a cuccia, ti ho detto. No, ma a me mi capa, chiamo demiatamente, portami dietro il lavoro da casa, perché io ci sono troppo attaccato a questo bagno, no, il bagno Maria, che potete vedere qui rappresentato dall'unica cabina. No, perché io sono sempre stato bagnino e bagno Maria quando sono nato, Mi ricorderò sempre nella mia vita, oh signora, quando Marianna Gane arrivai al bagno, no, c'era la pila di dolatrice, la vigile, no? Appena mi vede, appena mi ha visto, mi fa, oh Mario, dico, oh, no, non c'avevo ancora confidenza a quel periodo, era, ci puoi avere la confidenza, scusa, Mi fa Mario, dico, vige, dica, perché non c'avevo ancora la confidenza, no? Ah, questa vige! Dice, Mario, dice, il bagno Maria lo costruirò su di te. Dico, va bene, stai attenta a dove pianti il pennone, perché gira quasi, Gli dici, no? Ma dopo ha avuto ragione, perché al nostro bagno ci vengono e ci sono sempre venuti dei personaggi che voi la conoscete in televisione, cantanti, attori, artisti, l'ho visti tutti crescere, ma la cane, venivano al mare, erano dei badocchi, dei ragazzetti, altri così, mi ricordo, ma tutti, ora mi viene in mente tutti, ma cosa, come si chiama quello con la barba grossa, il cantante, come si chiama? Pavarotti, Luggianino, ma la cane,
Giannino veniva al mare, era piccino così, era ciò bello cicciottello, sai. La sua mamma lo chiamava: Luciano, rotolo a fare merenda. Lui andava, no? Me lo ricordo, veniva la mattina al mare, appena arrivava: buongiorno, da zitto, Marianna Gans. Stiaffi nella testa, quanti gli ho dati? Hai visto già la piazza qui? Gli stiaffi nella testa gli ho dato io. Beh, ma te lo giuro. Ma che mi canti, il barbiere di Giniglia la mattina alle 9, Marianna Gans? Mi strappava le dente e gli faceva il foulard, vedessi che lavori. E veniva sempre con quell'altro che ora fa il cantante rock, come si chiama? Vasco Rossi. Vaschino, ma andà a cane! Vasco veniva la mattina, no, c'erano i ragazzi, facevano il gioco della bottiglia, arrivava Vasco, fine del gioco. L'ho invitato a casa mia a mangiare una fetta di panettone per Natale, ma non ce lo rinvito più Vasco Rossi, vai. Un quarto d'ora mi ha fumato tutto il muschio del presepe, ma andà a cane. Un quarto d'ora. Inviti Bannella, gli fai mangiare insalata, se la rulla. Io lo so che gente c'è, io non so che gente c'è al mondo, ma è andato. E poi veniva sempre, aspetta, come si chiama? Quello che ha fatto i record di immersione, Maiorca. Maiorca? Allora chi gli ha insegnato a Maiorca andare sott'acqua? Mario il Bagnino, ma è andato. Allora, quando Maiorca ha fatto i record di immersione, io ero già sotto e gli facevo: vieni, 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 boom, boom, boom. E te lo conosco, ma tutti l'ho visto crescere, tutti. L'unico che l'ho visto crescere è Pupo. Pupo! Pupo non ce l'ho fatta, ma non mi ha dato questa soddisfazione, diciamo. No, ma io voglio bene. Io glielo ho sempre detto: Pupo, te quando piove sei l'ultimo a saperlo, Marianna. Glielo ho sempre detto, ma è un amico. Ti voglio troppo bene, è un amico, ma lo visti crescere tu. Un altro che veniva spesso, che non l'ho più visto, mi hanno detto lavora in Francia, Valentino lo stilista, sai? Valentino, ma è andato a cane, non lo conosco. Veniva al mare, era ancora una bimbetta, era così. Così. Non lo conosco. Bravo ragazzo, Valentino, ragazzo gentile, generoso, di cuore, altruista, ti darebbe anche il culo, bravo ragazzo, no, per quello è un ragazzo. È un ragazzo qua, ti posso garantire, bravo, 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 bravo. Alle volte esagera, però è un bravo ragazzo, guarda, te lo giuro, io voglio conoscere, ma guarda. Quanti ricordi, mi ci fa pensare, mi viene la giccia di gallina, di pensarci. Ero più giovane, ero ragazzo, ora insomma ho messo qualche addominale di troppo, ma insomma, devo smettere di fare gli esercizi, perché... ma io sono stato, guarda, ora, perché se no qui che si fa? Io, sai, ora comincia la stagione, finisce, va, viene. Nel mezzo, fra una stagione e quell'altra, ogni tanto si va a fare qualche giratina. Io ho sempre navigato, Io a Natale andavo sempre in giro per i mari, mi chiamavano Mari Christmas, perché ero sempre in giro. Come quella volta che Sandiete, ora ve la voglio finire a raccontare, tanto hanno 30 secondi, ve lo voglio raccontare. Eri morì. Eri morì io, Giovà, Fernà, Francesca, il Cardi, era con la Beatrice, ve la ricordate, no? Quella che faceva la pittrice ma non vendeva una cornice, a sentire quel che si dice, era una beccatrice perché gli aveva più il pennello che la vernice, no? Ora ha cambiato mestiere, ma ora fa la muratrice, ma a sentire quel che si dice, una borcina perché gli aveva più la cazzola che la calcina, ma insomma. È sempre un mestiere abbastanza pratico, no? Ehi, morì che si mangiamo io qualche casina! Io me l'ho mangiato due piatte di lasagne verdi per sta dieta, no? Verdi senza piombo, sono più leggeri. Poi ne avevo mangiato altro perché gli ho detto alla pigia: pigia, mi fai qualcosina a ferri? Mi ha fatto un maglione a collo alto, Marianna. Un caldo si schiantava, Marianna. Insomma, eravamo lì che si mangiavamo. A un certo punto viene di corsa a me la pigia e mi fa: oh Mario, dico, oh pigia, che dice? Ci avevo preso nel frattempo confidenza, no? Davide! Mi sono fatto male, me. Guardo la porta, mi sono fatto male. Davide! Ora mi ricordassi quel che dovessi dire, Marianna. A forza di fare il bagnino mi ha dato il salmastro nel cervello, Marianna. Insomma, che stava la pigia e mi fa: oh Mario, dico, pigia, che dice, si è detto prima?
Dice, Mario, ci vieni alla Hawaii? Dico, non ho capito, che è tu? Dice, ci vieni alla Hawaii? Dico, no. Ci vuoi alla Hawaii? Io ci vengo. Dice, vieni, vieni. Dico, vai, vai. E siamo stati un'oretta, vieni, vieni, vai, vai, vieni, vieni, vai, vai. Alla fine mi convinchino, anda via. E arrivo un giannovinaio di persone. C'era sua Francesca, erano tutti, no? E la pigia dice, io vado a prendere dall'aereo. Dico, ma che aereo, Mariana? Sua colpadino, no? Ma che aereo? Sta a spendere soldi per l'aereo, guido io, ma non vi preoccupate, prendo il padino, no? Faccio così. Noto che mi state prendendo per il culo. E voi lo sapete che io noto bene. Avete ragione, alle volte esagero, prendo il padino. Nagani. E comincia a remare, perché dopo io, lo sapete, c'è una potenza nei bracci, Marianna Nagani, non indifferente, che io la mattina quando mi alzo mi posso mi stirare. Io tutte le mattine quando mi alzo mi posso stirare, mi crescono bracci di 20 centimetri o 3. E ride, che sta qui la maglia a maniche lunghe ieri, Marianna Nagani. A fare furbo con me. Comincio a remare, con remo solo perché eravamo logliato le ferie, no, rema, 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 metti che cazzata è questa qui, vedi, no, alle volte, no, ma lo so da me, io me ne rendo conto. Quando le dico me ne rendo conto alle volte e non siamo ancora partiti, no? Allora, insomma, dopo, diciamo, una mezz'ora e mezzo circa che eravamo a largo, ho cominciato, diciamo, a dare un pochino stile liberty, no? Di scioltezza, velocità di crociera, no? Insomma, mentre eravamo lì che se andavamo piano piano, a un certo punto viene di gozza, sul pattino di gozza, un po', viene piano piano la bigia da me, no? Viene la bigia, mi fa un Mario, dico, oh bigia, piano per non farsi sentire la giurma, no? Dice, oh Mario, dico, oh bigia, c'è Mario, dico, oh bigia, ma ne hanno a gane, muoviti, non che c'è? Dice, Mario, dice, non te ne sarai mica approfittato della tua potenza nei bracci di un indifferente che riesce a esprimere, diciamo, nell'avambraccio posteriore e quello inferiore, dando, diciamo, questa tua pressione nell'avambraccio che spingono verso il basso, dando questa velocità, aspetta, fammi finire, questa velocità incredibile, diciamo, anche la spinta delle gambe che ti riesce a far perno, dandoti questa spinta, diciamo, anteriore che ti porta verso, beh, fammi finire. Poi una parte anteriore che ti porta verso, a spingerti, ma le andagane verso una velocità, diciamo, eccessiva. Capisci? Se mi dici che cazzo hai voluto dire, io siamo qui tra amici, io no, per l'amor di Dio, se ne discute, no. Siamo fra amici e discutiamo, no. Dice Mario, voglio dire, non te ne sarai andato troppo veloce. Dico veloce? Dice, non si deve andare nei paesi caldi. Dico, sì, mi sa che l'abbiamo passati, maestro. Ma come passati, ho detto? Mi sembra strano perché le Isole Vergini le abbiamo incontrate, perché mi ricordo c'era pieno di pesci sega da tutte le parti, di che manca, ho incontrato. Che mi sta a dire? Dice Mario, no, mi è entrato un freddo, ma infatti mi era entrato freddo anche a me. Io facevo finta di nulla, ma già avevo freddo, già avevo anche un marron glaciale al freddo, no? Le balle ghiacciate, no? In francese si dice marron glaciale. Io le lingue le so. E gli faccio, BJ, Mary and Dog, che vorrebbe dire Marianna Gani in inglese. Dico, dice, eppure, ma mi sembra strano, dice, Mario, giriti. Oh Mario, oh Mario, oh Mario, giriti. Mi giro, Marianna Gani, c'era un cartello con scritto Polo Nord 35 chilometri. Marianna Gani, ho detto, qui c'è la donna indietro, no, esco a Polo Sud, versione di marcia, che tra l'altro ho perso anche il biglietto, mi ha fatto pagare da Genova, Marianna Gani, ora che ci ripenso, e vado verso le Hawaii, ma a me era entrata una fame, morivo, schiantavo dalla fame. Avevo pescato una sarda, ma mi è dispiaciuto mangiarla perché mi ha guardato, mi fa, che cosa mi puoi mangiare? Non mi sembrava a caso, no, mi è dispiaciuto della persona, no? La conoscevo. Arrivo alla Hawaii, come arrivo alla Hawaii io dalla fame, non guardo mai nessuno, lascio il padino, vado verso il primo ristorante che trovo, c'era un ragazzetto per gli cameriere,
chiude la saginesca. Ma io andagane, ho preso con una mano la saginesca e devo mandare al settimo piano, ma che c'era la sua nonna rimasta chiusa a manzata 7 giorni, a momenti morti. E tu, ma che fai? Mi chiudi a me davanti il ristorante e ho fatto un centinaio di chilometri per venire qui. Tutto questo gliel'ho detto in hawaiano stretto. Perché io l'hawaiano lo so e lo capisco molto bene. Infatti ci siamo parlati un quarto d'ora circa in slang, no? Lui mi fa, dice, tards. E le Hawaii ci mette, e allora l'avete mai sentito l'hawaiano voi? E allora posso dire quello che cazzo mi pare a me, che tanto... Allora ci mettono la S e mi fa DJ Dance e io dico fams. Dice che ti dos. Dico quel che c'è, S. DJ dice voulevan, dico oui, voulevan manger, moi, joie, perna, français, e can. Dice crepe di fame. Allora, date retta a Mario Albagnino per una volta nella vostra vita, datemi retta davvero, credetemi in parola. Se andate alla Hawaii, portatevi della focaccia con la geggina o degli sfilatini col prosciutto, perché morite di fame, lì non si fa altro. Mare e cocco, cocco e mare. Sono tornato a casa per una settimana, ho cacato Bounty. Ciao! La potenza è bracchi! Ma scusate! Six! Buonanotte a tutti, grazie! Ciao! Grazie a Marco! Grazie a Katia! Grazie a tutti, grazie! Grazie a tutti! Ciao! Grazie! Grazie! Benzo! Grazie Elena! Grazie a Dante, Fabio, Marco, tutti!